Anticipazioni e spoiler terra amara. Cosa accadrà nelle prime puntate della seconda stagione? Ecco ragazzi, la trama. In Italia arriverà a breve, mentre in Turchia siamo al capitolo numero 36, perché la prima stagione si concluderà con il matrimonio di Yilmaz e la dottoressa Muşgan, che si svolgerà nel migliore dei modi. Zuleyla approfitterà di questo momento per chiedere a Şermin di aiutarla ad abortire e la porterà, sempre la cugina di Demir, in un centro. Lì l'uomo scoprirà le intenzioni della moglie e la fermerà in tempo, ma subito dopo andrà a vendicarsi di Şermin, incendiandogli tutta la villa con lei dentro senza pietà. L'intervento immediato delle cameriere riusciranno a portare Şermin fuori dalla villa sana e salva. Çetin nel frattempo trova un pezzo di lettera proprio nelle mura dove Gafur nascondeva i soldi e lo porterà a Yilmaz. Quest'ultimo vuole capire e rapirà Gafur, torturando proprio come ai tempi fece lui con Yilmaz, legandolo al trattore e trascinandolo, ma il capomastro di Demir confessa di non sapere nulla di questa lettera. Questo pezzo di carta, ragazzi, sarà molto importante perché contiene una verità che sconvolgerà improvvisamente Yilmaz. L'inizio della seconda stagione inizierà proprio da qui, in questo pezzo di lettera inviato da Zuleyla. C'è una parte di verità, ossia Zuleyla non amava Demir, ma è stata costretta a sposarlo per poter salvare la vita al suo amato Yilmaz. Potete quindi immaginare il momento straziante in cui l'Accaia leggerà questa missiva poche ore dopo essere convolate a nozze con Muşgan. Nella seconda stagione di Terra Amara, Demir perderà un altro amico, il suo migliore amico, ossia Cengaver. Lui, arrabbiato per essere stato rifiutato da Demir ad aiutarlo, si alleerà con Yilmaz. Ma nel frattempo parliamo sempre del pezzo di carta, perché inizialmente Yilmaz nasconderà questa lettera a tutti e andrà contro Hunkar per fargliela pagare. Fekeli, nel frattempo, chiamato proprio dalla cameriera, scoprirà le intenzioni di Yilmaz e correrà in aiuto di Hunkar. Qui accade il primo dramma della seconda stagione. Yilmaz è pronto a vendicare e a uccidere Hunkar per tutto il male che le ha procurato. La donna, in un momento contromessa con le spalle al muro, dirà tutta la verità di avergli fatto tutto questo per poter difendere la dignità di suo figlio Demir. Fekeli correrà immediatamente nella stalla dopo aver ricevuto un messaggio raccontandogli l'intenzione del figliaccio e urlerà a Yilmaz di gettare la pistola. Fekeli proverà a prenderla, ma l'Accaia è fuori controllo e quindi spara. Il colpo di arma da fuoco però non andrà indirizzato a Hunkar, ma bensì a Fekeli per difendere proprio la donna che ama e anche per cercare di fermare il suo amato figlio. Cosa accadrà? Una tragedia. Fekeli finirà in ospedale. Questo il finale della prima puntata della seconda stagione di Terra Amara. Voi continuate a seguirmi, nel frattempo rimarrà ancora il mistero della lettera. Yilmaz riuscirà a incontrare Zuleyla?